Fratelli carissimi, continua il dialogo nella sinagoga di Cafarnao, questa catechesi mistagogica bellissima, attraverso la quale il Signore ci conduce in questo tempo di Pasqua al mistero più grande, che è il mistero della Eucaristia, culmine e fonte della vita cristiana, della vita liturgica, al cuore stesso del mistero di Dio, il pane, l'alimento, quello vero, vero, in greco suggerisce svelato e non più nascosto, come quando togli un velo. Nel Tempio c'era il Santo dei Santi, coperto da un velo, e una sola volta all'anno il sommo sacerdote poteva entrare Yom Kippur, il giorno del grande perdono, e gridare a forte voce, fortissima, il nome di Dio, implorando solo in quel giorno e solo il sommo sacerdote il perdono dei peccati sul popolo. È importante questo riferimento perché il Santo dei Santi, il luogo più santo, il frammento divino deposto sulla terra, di cui è immagine la manna, di cui è profezia la manna, è una persona, è Gesù Cristo nostro Signore, colui che è venuto dal cielo e dà la vita al mondo. Abbiamo un problema con tutto questo, un problema molto serio, lo stesso problema che avevano i giudei. Dice, i nostri padri, cioè noi, perché sapete che per un giudeo la storia è un unico grande evento, il memoriale con cui celebrano le grandi feste, gli eventi del passato, non è un semplice ricordo, ma un rivivere, un entrare insieme ai propri predecessori, ai propri antenati, nello stesso evento, attualizzato nel presente. Per cui nel deserto attuale, anche loro hanno mangiato e mangiano la manna, in un certo senso. Ebbene, loro hanno visto, hanno fatto questa esperienza, che un uomo, che si chiama Mosè, ha dato loro il pane dal cielo. Allora, loro vogliono avere da Gesù lo stesso segno, per mostrare che lui era il vero Messia. Tradizione ebraica, il Messia, tra le altre cose, avrebbe dato di nuovo la manna. Interessante sapere questo, per capire qual era l'attesa del popolo di Israele. Avrebbe dato di nuovo un pane che viene dal cielo, così recitano i Midrash, i racconti ebraici in cui si trasmetteva e si trasmette ancora oggi la fede. Dice, sì, ma questo pane, dice il Signore, vi ha saziato, vi ha salvato, perché quelli che hanno mangiato quel pane sono morti. Allora vediamo, se quella era la profezia del Messia, cioè non era ancora il compimento, se quell'esodo, quell'esperienza, l'esperienza della manna, l'esperienza di poter mangiare nel deserto, era una profezia dei tempi messianici, quando definitivamente il Messia avrebbe portato il pane, il cibo, l'alimento che viene dal cielo, allora voi cosa volete da me? Che io compia un segno identico a quello che ha fatto Mosè? Ma no, non è così, io vi do un altro segno. Quella moltiplicazione dei pani e dei pesci non era sufficiente, perché loro avrebbero voluto che Gesù compisse un segno identico, cioè dal nulla, dal cielo, far scendere la manna. Gesù dice, no, mi state sbagliando, c'è qualcosa molto di più, perché non è stato Mosè a darvi il pane dal cielo, ma è stato Dio stesso che vi ha dato il pane dal cielo. È Dio l'autore di quel segno, attraverso Mosè, evidentemente. E adesso Dio stesso ha già fatto questo segno ed è in mezzo a voi, e lo ha compiuto, perché sono io, colui che vi parla. Io stesso sono il Messia, io sono il cibo che viene dal cielo, io, Gesù, Yeshua, Dio salva, significato di Yeshua, io vi do la salvezza, io vi do la vita che non muore, la vita che va oltre la morte. Qui abbiamo tutti un problema, e tutti noi siamo imprigionati nelle nostre categorie religiose, nelle nostre aspettative, esattamente come il popolo di Israele. Noi esigiamo dei segni da Gesù, da Dio, che corrispondano all'idea che noi abbiamo di Dio, all'idea che noi abbiamo della religione, del rapporto con Lui, il solito dare e avere. In questo deserto noi vogliamo una manna, vogliamo che in questa situazione, in questo momento, Lui ci sfami, secondo i nostri schemi, che quella persona che abbiamo di fronte diventi ciò che noi desideriamo che diventi, che cambi il carattere del marito, che i figli si mettano a studiare, che non abbia tanti dolori, ognuno può mettere le sue esigenze. Dio provvede con una manna che ci obbliga a uscire dall'accampamento, a uscire dalla tenda, per andare a prenderla, per accoglierla. Vedete? Chi accoglie me, chi si avvicina a me, chi viene a me, come il popolo andava a prendere la manna che come uno strato di rugiada si depositava all'alba sulla terra. Ma non è un cibo che si corrompe, la manna si corrompeva. Qui non si corrompe nulla. La manna nel deserto
era una profezia della precarietà quotidiana, del cammino al quale siamo chiamati ogni giorno, della Pasqua. Noi siamo stati rigenerati nell'evento pasquale, in questo passaggio, per cui la nostra vita è un passaggio, la nostra vita è un movimento continuo, un uscire da noi stessi per andare verso l'altro. Ma la novità grande è che non è più un cibo, non è più qualcosa che come strato di rugiada è deposto davanti ai nostri occhi sulla terra, ma è qualcosa che viene veramente dal cielo, è la vita divina, è la vita eterna, di cui abbiamo bisogno giorno dopo giorno, per non avere più fame, non avere più sete degli altri, dell'affetto degli altri, di non avere più fame, più sete della stima, del successo, del prestigio, dell'essere accettati, dell'essere compresi, del non essere soli. La fame e la sete che noi abbiamo tutti i giorni. Per questo il miracolo dei pani e dei pesci, che ha originato tutto questo discorso e questa catechesi meravigliosa del Signore, è qualcosa di stupendo, di meraviglioso, perché contiene in sé tutte le risposte, ma alla vista obbliga a un di più, a un supplemento, obbliga alla fede, alla luce della fede. Se non basta la ragione, non basta la carne, non bastano le papille gustative, non basta il toccare quel pane, il mangiare, non basta. È necessario che su quello giunga un raggio di luce dal cielo, la fede, l'opera di Dio, la fede per la quale noi possiamo ogni giorno riconoscere in quel pane, in quel cibo che Dio ci dà, la sfragis, un segno che anticamente si usava con la cera lacca per determinare l'appartenenza di un oggetto, eccetera, o anche la protezione. Quindi c'è un'appartenenza nuova, c'è una protezione nuova, c'è una vita nuova che viene dal cielo e che si deposita nella nostra storia, nei nostri eventi, ma ha bisogno di uno sguardo di fede, di una certezza interiore che tu e Dio ci apriamo. Per fare la domanda giusta, quando il popolo usciva, dice Manu, Manna, Manhu, vuol dire che cos'è questo? Anche questa è una profezia dell'umiltà. Tu non conosci come e dove Dio dà il cibo dal cielo, dove e come offre e ti consegna il suo figlio Gesù Cristo, la sua vita più forte della morte. Hai bisogno di appoggiarti, hai bisogno della fede, che vuol dire appoggiarsi, hai bisogno di sperimentarlo giorno dopo giorno, hai bisogno della Chiesa che ti guidi. Io so perfettamente che tutto quello che io annuncio e dico si può vivere solo nella Chiesa. Non è un caso che Israele è stato salvato come popolo e non come singola persona. Hai bisogno di un popolo, hai bisogno di una comunità cristiana concreta, visibile, reale. Hai bisogno di sperimentare nel corpo di nostro Signore Gesù Cristo, nel suo corpo vivo, che in quella persona che si sta mettendo contro di me, che quella persona che mi sta facendo del male, lì è nascosto il cibo che non perisce, lì è nascosta la vita eterna, perché se tu veramente ami, ti consegni a quella persona che ti sta facendo del male, se tu veramente entri in una malattia, entri in un'umiliazione, se tu ti nutri, ti alimenti di quella umiliazione, ti nutri di quel pane che è la volontà di Dio per te, inconcepibile probabilmente alla tua ragione, irragionevole e che combatte con la tua carne, con l'esigenza della tua carne, con il segno che tu vorresti vedere, perché Dio è buono e amore, quindi mi dovrebbe dare certe cose e non mi può dare certe altre. Se tu non fai questa esperienza, se tu non hai occhi per riconoscere, allora rimani nella posizione dei giudei che hanno rifiutato Gesù Cristo. Non puoi andare a Cristo, cioè non puoi andare verso questa rugiada di misericordia, questa rugiada di amore, non puoi vivere ogni istante della tua vita, ogni evento, ogni relazione come l'alba della resurrezione, dove la rugiada era Cristo e Cristo risorto. Non lo puoi riconoscere, hai bisogno che qualcuno ti apra gli occhi a poco, che ti conduca nella fede. Hai bisogno tu, ho bisogno io, Tonello, prete, missionario, quello che ti pare, che sto parlando a te, ho bisogno ogni giorno di essere condotto in una comunità concreta, ho bisogno di un cammino di fede serio, un'iniziazione alla fede, perché si possono dire le parole più stupende, le parole più belle, le parole più consolanti, ma poi diventa tutto molto difficile, molto friabile, molto fragile, perché non ci appartiene, perché questo cibo viene dal cielo ogni giorno e noi abbiamo bisogno ogni giorno di scoprire, di vedere svelata la vita vera, la vita eterna nella storia che noi viviamo. Ma se non abbiamo gli occhi per riconoscere la rivelazione, hai bisogno di qualcuno che veramente ogni giorno spezzi il pane della parola per te, che ti conosca. Hai bisogno di momenti importanti e forti nel tuo cammino di fede, dove essere aiutato dalla Chiesa, e hai bisogno di una comunità, appoggiarti all'opera di Dio nelle persone, perché Cristo si manifesta, si rivela, si svela questo pane che non perisce, questa vita eterna, anche nelle persone concrete che sono accanto a te, nei fratelli. Non c'è fede senza Chiesa, perché io credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, perché è la realtà che io sto vivendo, per cui ogni evento, ogni persona, anche le situazioni più difficili diventano fonte di vita eterna. Una malattia è una grazia, perché Cristo non è venuto a sconfiggere la malattia con un miracolo, lo fa alcune volte per aiutarci a credere, per aiutarci a abbandonarci a Lui, ma poi comunque dovremmo riammalarci
e morire. Comunque vedremo cadere i nostri denti, ci dà un lavoro, ma poi dopo un giorno lo perderemo perché andremo in pensione, perché un giorno andremo in una cassa da morto. Il miracolo può aiutare in un momento, ma non è questo. Il miracolo più grande, il miracolo vero, è che Cristo si incarna e redime la malattia. Ne fa un evento di grazia, ne fa uno strumento di salvezza. Allora chi è malato entra nella malattia, in un cancro, con dolori, con la chemio, e vi entra con Gesù Cristo, si nutre di questa malattia, nutrendosi di Cristo incarnato, con uno strato di rugiada come la manna, lì. Allora quella malattia di ogni giorno, quei dolori di ogni giorno, ci obbligano a dire che cos'è, e avere la risposta, è Cristo che si dà in me. Se tu ti nutri di Cristo, nella storia, nei fatti, nelle persone, nelle situazioni più difficili, sperimenterai la vita che non muore, perché non ti corrompi, perché quel momento dolorosissimo della chemio, col vomito, con quello che sia, offerto con Cristo per tuo nipote, per tuo fratello, per quella persona, ha un potere infinito di grazia, e va a salvare le persone. Ma quando dice, dacci sempre questo pane, il Signore dice, chi viene a me non ha più fame. Ma questo chi viene a me, vuol dire chi viene al mio corpo, alla mia carne, chi viene alla Chiesa, chi viene alla comunità, chi viene ai sacramenti, chi viene alla parola, chi viene al Magistero, andare ai fatti, andare alle persone, andare all'altro, andare al fratello, perché nella Chiesa è Cristo, perché Cristo è nella carne dei fratelli, lo dice Papa Francesco mille volte, è bellissimo, nella loro debolezza, come tu sei carne di Cristo per quell'altro fratello, per quel presbitero, che non è Mosè, non è un uomo, non è un profeta, non è un prete, non è nessuno che vi dà la vita, non è tua moglie, non è tuo marito, per quanto stupendi siano. Chi vi dà il pane dal cielo è il Figlio di Dio. E come la manna, dice nel libro della Sapienza, acquistava il sapore, il gusto che in quel momento ogni ebreo voleva assaporare, così Gesù Cristo dà sapore a tua moglie, a tuo marito, a tuo figlio, dà il sapore che tu desideri. Sì, sì, il tuo fratello, la tua moglie, acida, con un sapore apparentemente acidissimo, tuo marito proprio lì, il pezzo di ghiaccio, un tontolone, senza sale, senza zucchero, senza niente, è la manna per te, perché Cristo si dona a te in Lui. Avvicinati a Lui, donati a Lui, e vedrai che quel sapore acido, quel sapore aspro, questo diventa un gusto stupendo, quello che tu desideri in quel momento. Che cosa desideri? La gioia, la felicità, il sapore della gioia, il sapore dell'incorruttibilità, il sapore del cielo, della vita eterna. Bene, quello tu lo puoi acquistare perché hai Cristo, perché ogni fratello, ogni persona accettata, accolta, amata, abbracciata, ha il sapore di Cristo, il sapore della vita eterna, un sapore stupendo che riempie la tua giornata, che dà senso alla tua vita. È il mistero che noi celebriamo nell'Eucaristia e che si compie ogni giorno nella nostra vita. L'altare dell'Eucaristia, dove noi ci nutriamo nell'intimità della Chiesa, è un alimento che ci dà forza, che ci sazia per andare e vivere nella storia l'Eucaristia che Dio ci presenta ogni giorno come una manna sull'altare del nostro lavoro, del nostro studio, della malattia, della precarietà, di quello che sia. La vita cristiana, la vita eucaristica, la vita di intimità profonda con il nostro Signore Gesù Cristo, mangiare di Lui per lasciarci mangiare dai fratelli, mangiare di Lui nei fratelli, e questa è la felicità, questa è l'Eucaristia, che trasforma te in specie eucaristica, che trasforma la tua vita in un sacramento di salvezza, capace di dare la vita a questa generazione. Coraggio!